Notizia di oggi, 6 agosto 2024. La terribile malattia rende meno intelligenti. Le conferme da uno studio. Oh là là, c'è lo studio! A lungo termine, il virus indurrebbe la riduzione del quoziente intellettivo, segnali e sintomi. Quindi è ufficiale! Se vedete in giro gente meno intelligente, che magari fa cose che prima non faceva, è colpa del virus! Ma questo studio chi l'ha fatto? Ma sì, è uno studio coordinato dalle università di Oxford, di Leicester e pubblicato sulla prestigiosa rivista Lancet Psychiatry. Oh là là! Ma leggiamo assieme le parti più importanti. La ricerca ha esaminato in particolare pazienti ricoverati durante la prima ondata della pandemia, che sono stati sottoposti a specifici e ripetuti test per misurare le capacità di memoria e logica. Lo studio rileva non solo l'insorgenza di depressione, ansia, stanchezza, ma anche disturbi cognitivi e psichiatrici, e in particolare problemi di memoria e cognitivi. Gli effetti della terribile malattia sul quoziente intellettivo. In base alla ricerca, le difficoltà cognitive inizierebbero a manifestarsi già a 6 mesi dall'infezione, per diventare poi evidenti ai pazienti anche a distanza di 36-48 mesi dall'insorgenza dell'infezione virale. I ricercatori hanno infatti misurato gli effetti cognitivi della terribile malattia in una diminuzione di ben 10 punti di QI. Avete capito? Il quoziente intellettivo diminuisce di 10 punti. Andiamo bene! Circa una persona su 5 ha riportato sintomi gravi di depressione, una su 8 di ansia, una su 4 di affaticamento e una su 4 ha denunciato problemi di memoria, tutti in peggioramento con il passare del tempo. E vabbè, ma io lo so cos'è sta roba qua, sono gli effetti della MIMAR. No, volevo dire, questi sono gli effetti causati dalla MIMAR, vai avanti! Ok. Di molti di questi sintomi i pazienti si sono accorti da subito dopo l'infezione, ma alcuni li hanno rilevati a distanza di 36 ma anche 48 mesi. E questo è quanto! Mimar, ora capiamo perché te sei diventato mentecatto. Ma io non l'ho mai avuto! Te non l'hai mai avuto perché te sei stata asintomatica e non hai fatto i tamponi, ma te l'hai avuto di sicuro perché puoi essere così scemo, dai! Oh! Dai Mimar, un po' scemotto sei, eh! E questo è quanto. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.